Quando nacquero i jeans un secolo e mezzo fa, vennero subito apprezzati dai lavoratori per via di quel cotone super resistente, il denim. Con il passare degli anni i jeans da capo da lavoro si sono trasformati in simbolo di ribellione ed emancipazione, fino ad arrivare in passerella come capo glamour. Da un po' di anni a questa parte il denim è finito anche nelle collezioni di chi produce abbigliamento tecnico da moto. Una di queste aziende è l'italianissima PMJ, che dopo aver messo sul mercato un'ampia gamma di jeans tecnici, per il 2021 si è dedicata anche alla parte superiore con un giubbino chiamato West. L'ispirazione stilistica arriva da Levi Strucker, il giubbino di jeans per antonomasia, ma i contenuti tecnici sono tutti PMJ, a partire dallo speciale tessuto T-Tex Pro, che mixa il denim al tuaron balistico, una speciale fibra anche per i giubbotti antiproiettili, che garantisce elevata resistenza al calore, al taglio e dalla bassissima infiammabilità. All'atto pratico ciò che interessa chi va in moto è la resistenza all'abrasione di 4,2 secondi, che gli vale una certificazione AAA. E quanto il tema della sicurezza sia importante si evince anche dalle protezioni amovibili su spalle e gomiti, oltre alla predisposizione per il paraschiena. Collo alto, 4 tasche e 6 bottoni frontali più zip di chiusura. Ha un taglio slim ed è molto morbido. Ottimo con i climi miti, ma anche da indossare quando si lascia la moto in garage. Disponibile solo in questo colore, costa 239 euro senza paraschiena, protetti con stile.